Oggi un piccolo tutorial di riciclo. Poca spesa, massima resa. Dei simpatici portatovaglioli che possono essere utilizzati anche come fermaposto e che vanno a rallegrare le vostre tavole nelle cene e i pranzi con gli amici. Bisogno di cerchi di plastica. Questi io li ho tolti da varie bottiglie e sono più grandi di quelle delle bottiglie d'acqua. Questi sono yogurt da bere, succhi di frutta e non mi ricordo che altro. Una limetta che voi non usate più, l'uncinetto adatto al cotone che andate a lavorare, una forbicina e tanti cotoni avanzati da riciclare. Il cerchio, questo ha circa 4 centimetri di diametro, mentre la limetta ci servirà nel caso in cui i cerchietti di plastica abbiano degli spunzoni che potrebbero dare fastidio, vedete qui, dare fastidio durante la lavorazione. Allora che facciamo? Con la limetta, una di quelle che voi non usate più, andiamo a limare tutte queste imperfezioni per rendere liscio il nostro cerchietto. Una volta fatto questo, partiremo con la lavorazione. Se i vostri filati, come nel mio caso, hanno spessori diversi, vedete, useremo l'uncinetto per lavorare il filo più spesso, mentre per quelli più sottili andremo a triplicare il filo. Su come fare a triplicare il filo vi metterò il link sotto a questo video, perché c'è già in rete il tutorial per come fare. Una volta che con la limetta ho smussato il cerchietto, partiamo con la lavorazione. A seconda della grandezza del vostro cerchio lo andiamo a ricoprire con tutta una serie di punti bassi. Fatto il cappietto iniziale, entriamo nel cerchio e andiamo a lavorare tutta una serie di punti per ricoprire la circonferenza del cerchietto di plastica. Ci agganciamo con un punto catenella . Andiamo a nasconderci anche la codina durante la lavorazione e lavoriamo tutta una serie di punti bassi fino a ricoprire tutta la superficie. Non ci interessa quante maglie occorreranno, perché noi andremo a lavorare solo su poche di esse. Io intanto continuo a ricoprire il cerchio e poi partiamo con la lavorazione vera e propria. Terminato di ricoprire il nostro cerchio con maglie a sufficienza a non far vedere la plastica sotto, andiamo a chiudere il giro sulla prima maglia iniziale con un punto bassissimo. Quindi chiuso il nostro giro di maglia bassa con un punto bassissimo sulla prima maglia iniziale, andiamo a lavorare 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Andiamo nella prima catenella e chiudiamo il nostro cerchio con un punto bassissimo. Nel cerchio che abbiamo appena chiuso andremo a lavorare 5 blocchi di 3 maglie alte, ogni blocco separato da 3 catenelle. I giri non andranno chiusi, perché spezzeremo il filo, cambieremo il colore e ricominceremo sempre dallo stesso lato.
Quindi lavoro le mie prime 3 catenelle per il primo punto alto, carico il filo, entro nel cerchio e vado a lavorare il primo blocco completandolo con le 2 maglie alte. Catenelle di separazione, carico il filo, rientro nel cerchio che abbiamo chiuso e lavoro il secondo blocco di 3 maglie alte e 3 catenelle, rientro nel cerchio e vado a lavorare il terzo blocco e continuo in questo modo fino a completare il giro. Ho terminato il mio giro, vado a staccare il filo, lo fisso e facciamo il cambio colore. Tiro fuori dall'ultima catenella il filo che ho tagliato, lo fisso bene e lo vado a nascondere già nella lavorazione. L'eccesso lo andrò a tagliare. Ecco qui. Così è come si presenterà il primo giro, un pentagono aperto composto da 5 blocchi di 3 maglie alte e 4 archetti di 3 catenelle. Prendo il colore che voglio inserire, faccio il mio solito nodino iniziale per agganciarmi alla lavorazione e partendo sempre da dove ho cominciato, vedete, per avere sempre il dritto fronte a noi, ci agganciamo direttamente al centro del primo archetto. Tiro fuori il nuovo colore e mi fisso con un punto catenella. Io ho l'abitudine di nascondere già i fili durante la lavorazione. Partiamo con il primo punto di questo secondo giro e andiamo a lavorare 3 catenelle. Una, due e tre. Carico il filo, rientro nell'archetto a cui mi sono agganciata e vado a lavorare altre 2 maglie alte. Una e due. Filo in eccesso, poi lo andrò tutto quanto a tagliare. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico di nuovo il filo, vado di nuovo nell'archetto al quale ci siamo agganciate e lavoriamo un altro blocco con 3 maglie alte, 1, 2, 3. Una catenella, andiamo nell'archetto successivo e ripetiamo la sequenza di lavorazione. 3 punti alti, 5 catenelle, 3 punti alti, tutte nello stesso archetto e continuiamo in questo modo per tutto il giro. Ho terminato anche il secondo giro, vi ricordo che i giri non vanno chiusi. Vado a tagliare come ho fatto prima. Sfilo il filo dalla solina, lo vado a stringere e poi lo nasconderò durante la lavorazione. Vedete? Il retro è pulito, questi poi lo andrò a tagliare e i fili sono già stati nascosti nella lavorazione. Prendo il nuovo colore da inserire e ricominciamo sempre dallo stesso lato. Vado a fare il solito nodino iniziale con il nuovo colore e
ci andiamo ad agganciare sulla prima maglia alta in alto nella prima catenella. Qui. Tiro la solina, faccio un punto catenella e comincio la mia lavorazione. Carico il filo, vado nel primo archetto e lavoro un punto alto. Carico di nuovo il filo due volte. Lavoreremo un blocco di 6 punti alti doppi. Vado nell'archetto e lavoro le mie 6 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuo con 3 catenelle per il pippiolino centrale, che lo andiamo a chiudere con un punto bassissimo sulla prima catenella iniziale. Carico due volte il filo e sempre nello stesso archetto vado a lavorare altri 6 punti alti doppi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E chiudiamo la sequenza di lavorazione con la maglia alta, come abbiamo fatto per l'inizio della sequenza. Questo è il punto di ripetizione che andremo a lavorare nei restanti 3 archetti d'angolo. Ricapitolando, una maglia alta, 6 punti alti doppi, un pippiolino di 3 catenelle chiuso sulla prima maglia, sulla prima catenella che abbiamo lavorato, 6 punti alti doppi, una maglia alta a chiudere la sequenza. Andiamo al centro, vedete, dello spazio che c'è tra un blocco e l'altro del giro sottostante e lavoriamo un punto bassissimo. Carichiamo il filo, andiamo nell'archetto successivo e ripetiamo la sequenza di lavorazione che si apre con la maglia alta. Io termino il giro e poi vi faccio vedere come ho lavorato anche la parte centrale del corpo, le antennine, tutte sempre prima di staccare il filo dell'ultimo colore. Prima di andare a tagliare il filo, andiamo a lavorare le antennine. Con dei punti bassissimi ci agganciamo alla prima maglia del blocco successivo . Facciamo dei punti bassissimi fino ad arrivare al centro della farfalla. Cercate di fare punti costanti in modo tale da non far tirare la lavorazione. Se occorre, fatene qualcuno in più, ma non troppi, altrimenti otterrete l'effetto contrario, cioè che il lavoro si
deforma. Abbiamo la maglia alta, ne facciamo qualcuno in più, ci portiamo al centro, vedete, del cerchietto iniziale, facciamo l'ultimo punto bassissimo e andiamo a lavorare la prima antennina. Lavoriamo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, partendo dalla seconda catenella che abbiamo sull'uncinetto, la prima è quella che abbiamo sul ferretto e non la contiamo, la seconda è quella subito sotto, entriamo nella successiva e facciamo il primo punto bassissimo e continuiamo lavorando un punto bassissimo per ogni catenella fino ad arrivare laddove abbiamo iniziato. Lavorato l'ultimo punto sull'ultima catenella, ci riagganciamo al centro di partenza della farfalla e prima di lavorare l'altra antennina andiamo a lavorare il corpo. Partiamo con delle catenelle, facciamo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Le abbassiamo intorno al corpo della farfalla per vedere se abbiamo raggiunto la parte opposta e ne mancano ancora qualcuna. Quindi andiamo a lavorarne altre 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, riproviamo e non deve assolutamente tirare, vedete? Quindi 15 catenelle penso che possano bastare. Ne andiamo a lavorare altre 15 perché dobbiamo avvolgere l'altro lato della farfalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E le 15 di prima sono 30 catenelle. Voi vi dovete regolare in base alla grandezza che avete ottenuto. Passiamo le catenelle che abbiamo fatto intorno al corpo della farfalla in questo modo, ci riportiamo dall'altro lato, vedete, mi raddrizzo il cerchio, lo porto verso il basso, e mi riaggancio al centro di partenza della farfalla. Sempre con un punto bassissimo. E adesso vado a lavorare le altre 10 catenelle per la seconda antennina. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, torno indietro lavorando un punto bassissimo per ogni catenella disponibile, mi riaggancio all'altro pezzetto che dobbiamo finire di lavorare, questo, e con dei punti bassissimi raggiungiamo il colore che stiamo lavorando. Fermeremo il filo e il nostro lavoro è terminato. Ecco fatto. Ho lavorato la seconda antennina con dei punti bassissimi. Mi sono portata qui all'inizio dell'ala del...
E adesso vado a staccare il filo. Lo tiro fuori dall'anellino per fissarlo e andrò poi a nascondere la codina. E con pochissimo abbiamo realizzato dei simpaticissimi portatovaglioli che possono rallegrare le vostre tavole, ottimi anche come segnaposto, come chiudipacco o semplicemente da regalare alle amiche. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like sotto ai video e condividete. Io vi aspetto per i prossimi tutorial.